Ma riflettevo stamattina quando appunto dalla radio sono stato raggiunto dalla notizia che è scomparso nella stessa atmosfera natalizia, la stessa di come l'ho visto la prima volta, perché nella provincia dove abitavo io, a Rimini, i film di Charlot erano i film più importanti anche da un punto di vista così commerciale, di cassetta, e quindi le date più ghiotte che venivano scelte erano quelle natalizie. Quindi da bambino Charlotte è apparso tra i panettoni, le stelle comete, la neve, Papà Natale, cioè una figura che già nella sua apparire era già, apparteneva a qualcosa di mitico, insomma, di eterno. Si aspettavano i suoi film e lo si accettava come un fatto naturale, come la neve d'inverno, come il mare l'estate, come Gesù bambino, ecco. So what are your plans for future now? Quali sono i suoi programmi per il futuro? Intendo fare un film il cui titolo sarà The Freak. È un angelo con le ali. The Freak. That's an angel with wings. Signor Chaplin, spero vorrà perdonarmi questa domanda, ma devo rivolgergliela. Cosa pensa della vita in generale e cosa pensa della morte? Beh, la morte viene, ci prende con molta riluttanza da parte nostra e la vita è meravigliosa. Ma via via che si va avanti negli anni, si pensa sempre ai momenti passati. Come ti chiami? Mi chiamo Italo Calvino. Che mestiere fai? Faccio lo scrittore. Sì, cioè, scrivo delle cose che alle volte diventano dei libri che vengono pubblicati e venduti nelle principali librerie. Tu a che età sei stato bambino? Sono stato bambino molto a lungo. Quando eri bambino, con che cosa e con chi giocavi? Giocavo con degli spazi, con degli ambienti. Per esempio, qual è il primo gioco che fa un bambino piccolo, così di 3-4 anni, quando lo portano a spasso? Vede un muretto e vuole camminare sul muretto, tenuto per mano, magari. Questa cosa del muretto in fondo mi è sempre rimasta. Tu da bambino eri un bambino allora buono. Ebbene, quella cosa ti potrà deludere, ma non. penso che lo sono ancora, un bambino buono. Ed eccoci alla fine del nostro viaggio. È la sera del 26 settembre. Una volta il poeta Ungaretti, dopo una gita in campagna, disse: che abbiamo visto? Un cavallo, una formica, una nuvola. Che cosa possiamo aggiungere noi? Che abbiamo visto? Qualche vecchio amico, qualche nuovo amico. Abbiamo visto molte nuvole, un paesaggio inestinguibile, delle città. Ah, dimenticavo, ieri. E così anche questo è finito. Ah, oh, com'è lunga fare una barca con gli appunti. Ci deve essere un sasso, ce lo metto dentro, oh. Così naviga un po' meglio. Gli appunti che restano e che ormai sono inutilizzabili, appunti su persone, su cose viste appena di sfuggita e che meritavano di essere riprese, forse.
Mm-hmm.